Luciadores, pazientate che il vostro Silver sta arrivando, eh. Siate davvero pazienti, ma sono dovuto uscire a fare due commissioni e come potete ben immaginare non posso certo andare in giro conciato come un luciador messicano con la maschera argentata. Devo mantenere un filino di anonimato, non posso espormi così. Quindi eccomi. Da voi mi darete spero il tempo di cambiarmi, perché fortunatamente noi giocatori di Dark Souls possiamo avvalerci di un potere incredibile e fantastico, ossia quello di poter castare Camaleonte, una cosa che torna molto utile. E fortunatamente adesso l'effetto sta svanendo. Ed ecco infatti che l'effetto svanisce e torniamo alla nostra vera identità, ossia quella del vostro luciador argentato preferito. Siamo qui quest'oggi per parlare in via del tutto, fra virgolette, eccezionale di Dark Souls 2, ma di quanto riguarda il comunicato ufficiale della Bandai, grazie per l'assistenza e il tempismo perfetto, per quanto riguarda la patch di Scholar of the First Sin in arrivo il 4 di febbraio. Allora, come comunicato appunto da questo dispaccio, chiamiamolo così che fa molto giornalistico, da parte della Bandai avremo un sacco di nuove implementazioni per quanto riguarda Dark Souls. Non tutte magari viste in chiave positiva, ma come sempre bisogna sempre prima tastare con mano, provare, valutare. Come sempre, non tutti i cambiamenti sono ben accetti, vedremo un po' a cosa andremo incontro. Io ne ho qui una lista che ho provveduto a tradurre in italiano perché per quanto riguarda le notizie in internet per ora sono solo in inglese, per cui ci può stare che qualcuno non sappia la notizia e qualcuno magari non sia magari troppo pratico dell'inglese, non sia riuscito a capirci troppo di qual è questa lista. Le cose sono veramente tante perché sono tutto sommato quasi una cinquantina. Molte sono importanti, altre sono diciamo raggruppabili e ho cercato di riassumere perché già sono prolisso di mio. Se mi metto proprio a snocciolarvi ogni singolo elemento aggiuntivo, non la finiamo più. Allora, partiamo subito con la primissima novità, ossia il nuovo NPC, che sarà appunto lo studioso del primo peccato. Vedremo, questo nuovo personaggio avrà dei suoi appunto dialoghi, una sua locazione e vedremo di scoprirne di più. Io dentro di me qualche piccola speranza ce l'ho che sia legato un po' alla storia di Vendrick e Aldia, però non lo so, vedremo, vedremo. Non mi sono voluto spoilerare niente, per cui vado solo di ipotesi e potrei sbagliarmi alla grande. Come sempre potete commentare e condividere le vostre opinioni, i vostri pareri, le vostre supposizioni. Altra novità saranno le descrizioni degli oggetti che verranno allungate, verranno aggiunte delle righe di testo alle descrizioni che già conosciamo e verranno aumentati anche i testi in gioco, per cui avremo nozioni in più, cose che potranno farci capire nuove cose. E da un lato sarà positivo il fatto che il gioco ci vedrà ripartire più o meno da zero, perché a quanto pare non sarà possibile caricare i salvataggi precedenti. Questa cosa non è sicura al 100%, è quello che ho capito io. Si tratterà di ripartire col gioco completamente da capo, anche perché i mob verranno ridistribuiti, nel senso che gli avversari che troveremo durante il gioco non saranno nelle posizioni che noi conosciamo. Non so se la cosa li riguarderà tutti o solo alcuni, vedremo. Non sarà una vera e propria prima run, ma sarà una prima run e mezzo, una via di mezzo appunto fra il New Game e il New Game Plus. Una delle novità più interessanti, una serie di novità, riguardano il patto dei campioni. Il patto dei campioni vedrà, per chi decide di aderirvi, il respawn, perenne dei nemici, ossia non si interromperà il respawn dei nemici dopo un tot di volte che li avremo, eliminati, il che non renderà né più facile il gioco, ma non renderà più neanche impossibile farmare in determinate zone. Quindi questa cosa può essere interessante, entrare in un determinato patto, andare a forte ferre, ok. Il problema è che un'altra novità che riguarda il patto dei campioni è che non solo con il patto dei campioni i nemici saranno più resistenti, ma saranno anche più forti. Stavolta ci faranno anche più male loro.
Verrà inoltre implementato anche il drop rate della pietra meravigliosa, che è una cosa che darà molta soddisfazione e piacere appunto a chi è nel patto dei campioni e vuole salire di livello. Una delle novità più importanti riguarda un item. L'item è l'Agape Ring, l'anello di Agape, che vedrò come sarà poi tradotto. Questo oggetto è sviluppato prevalentemente per il gioco online e farà sì che indossandolo durante il gioco online, invasioni, collaborazioni, che sia, l'anello assorba le anime al costo nostro, così da non spostare più il soul level raggiunto, per poter poi avere comunque una sorta di controllo più vasto sulla gestione di quello che sia appunto il soul level per interagire con gli altri giocatori. La meccanica può essere un po' contorta di questo oggetto, vedremo poi la sua effettiva funzionalità, però per me è una cosa molto interessante, anche perché come sempre ricordiamoci che uno può decidere di usare o no un item nuovo, quindi tutto starà a scoprirlo. Viene implementato anche l'effetto della moneta arrugginita, cosa che Silver gradisce assai, date che mannaggia loro. Ne ho usate circa 85 vicino all'altare della Milfanito per scoppiare quella maledetta strega con la testa caprina perché volevo quell'elmo e non ce l'ho fatta, non l'ho mai ottenuto e nonostante l'utilizzo di 85 monete. Dai, fatti miei, no? Non sono qui per farmi compatire. Compatitemi. Allora, poi dicevamo, scusate se guardo sotto, ma sono veramente tante le cose, non ne voglio dimenticare quasi nessuna, quindi me le sono segnate qui davanti. Verrà aggiornata la lista dei falò con il posizionamento in alto delle prime tre posizioni dei falò dove sarà maggiormente o più probabilmente possibile avere accesso alle partite online, dove i falò dove ci siano più giocatori, magari sul nostro stesso server, in modo che vedremo subito qual è la zona più predisposta in quel momento per questa cosa. Un'altra cosa molto interessante che riguarda l'online e soprattutto i White Phantom è che ci saranno due novità per loro, sostanzialmente simili come novità. Uno, che la durata del tempo di collaborazione sarà più lunga, per cui i White Phantom potranno accompagnarci per tragitti più lunghi. E soprattutto, se un White Phantom dovesse veder scadere il proprio tempo di collaborazione durante una boss fight, resterà lì con noi, non verrà rispedito nel suo mondo, ma dovrà finire la boss fight con noi. Un'altra cosa molto interessante per il gioco online è che i giocatori in New Game potranno finalmente incontrarsi con i giocatori New Game Plus o successivi, per cui non bisognerà aspettare di essere New Game Plus per incontrare chi è New Game Plus 3, basterà il New Game e basta. Una cosa che può rendere più facile il gioco per i nuovi arrivati. O anche più difficile a seconda delle invasioni. Verrà anche appunto implementata la stabilità e l'efficienza del gioco online, anche in vista delle edizioni e delle versioni per console next gen, che porteranno addirittura ad avere parti di 6 giocatori totali, ossia 5 evocazioni. Vi lascio immaginare con il boss finale del DLC dell'Ivory King, che casino, saremo in 10 tipo a combattere contro l'esercito dell'Ivory King. Gli invasori non potranno utilizzare gli item per aizzarci contro i mob. Poi viene annullato l'effetto delle effigie umane bruciate nei falò, nel senso non è che viene annullato l'effetto, l'effetto ci sarà ancora, però stavolta sarà da adesso in poi, più che stavolta sarà possibile annullarlo, per cui non vi comparirà più con la scritta ciò che è fatto non può più essere cambiato. Potrete anche tornare indietro da quella decisione rendendo l'effetto temporaneo. Non mi è dato ancora capire, non mi sono ancora documentato troppo sul fatto della cosa sia una cosa a tempo, per dire l'effetto dell'effigie bruciata dura un'ora, oppure se sia una cosa su cui avremo un controllo temporale noi. L'effetto delle effigie umane verrà attivato automaticamente qualora sconfiggessimo un boss di zona, per cui vale la stessa regola, non so se a livello di timing o a livello di decisione personale avremo controllo sulla cosa, ma una volta battuto il boss della zona non potremo essere invasi dagli altri giocatori. Dopodiché, durante l'utilizzo, ecco, delle effigie umane ai falò,
qualora decidessimo appunto di bruciarle per inibire il gioco online o renderlo più difficile, sarà comunque possibile lasciare i segni di evocazione. Dopodiché, l'altra implementazione riguarda un silenzio che sarà molto più efficace con i mob cosiddetti normali e una cosa che, perdonatemi, ma non ho capito ben bene, Imitation Spell si potrà utilizzare anche sui mob. Io questa Imitation Spell non l'ho trovata neanche sulle wiki straniere. Con la traduzione, la stregoneria dell'imitazione, ok, che sia camaleonte, sarà possibile trasformare i nemici in qualcos'altro. Credo di aver capito quello. Se non dovesse essere così, perdonatemi, ma veramente questa è una lacuna che non sono stato in grado di colmare in queste ore. Una buona notizia per i possessori di PS3 e solo per loro è che verrà ridotto il tempo dei caricamenti. Inoltre, altra buona notizia a riguardo dei caricamenti, come si dice, la calibrazione non avverrà più ogni qualvolta accenderemo la PlayStation 4 e daremo il via a Dark Souls 2. Quindi verrà fatta una volta, una tantum, diciamo, una volta, no, non una tantum, una per sempre praticamente, una volta ogni tanto e non tutte le volte. Poi, verrà implementato e reso più frequente l'effetto di ripristino delle magie, da parte della corona dell'Old Iron King. Ops, spoilerino per se qualcuno non aveva ancora giocato il DLC, però perdonatemi, ma d'altronde nella lista delle cose c'era anche questa. E viene anche sistemata da parte delle pozioni di ripristino la possibilità di ripristinare appunto i cast di quelle stregonerie che avevano un solo cast per ogni appunto stregoneria e che non veniva ripristinato con l'utilizzo dell'acqua rossa o robe simili. Manca poco, quasi ci siamo. Viene abbassato il costo, ecco, del set del Re d'Avorio, quindi tutto il set completo comprato per ogni singolo pezzo avrà un prezzo più basso, anche perché siamo in tempo di saldi, abbassano il prezzo del gioco, fanno il pacchetto con tutti i DLC che costa solo 39 euro perché ancora il gioco non ce l'ha, solo 59 euro per chi lo prenderà per la next gen. Vuoi che non abbassiamo anche il prezzo dell'armatura del Re d'Avorio? Mi sembrava una cosa carina. Verrà inoltre sistemata anche una cosa che riguardava i drop a inventario pieno, una cosa che nello specifico riguarderà i boss, ossia se voi avete l'inventario pieno di un determinato item che un boss vi lascerà, l'item andava perso prima, invece adesso comparirà come quei sacchettini che si possono raccogliere in giro se non potete riceverlo automaticamente, di modo che potrete andare a fare spazio nell'inventario. Questo varrà contro Licia, varrà contro Al'Shanna, all'incontro con Al'Shanna, varrà appunto, come dicevamo, con le boss fight, e varrà soprattutto con i giganti dello scolo che non potevano rilasciare la chiave qualora qualcuno si presentasse al loro cospetto con 99 anime dei giganti. Il drop dell'anima del gigante, la centesima anima, inibiva la ricezione della chiave perché venivano contemplati come un unico drop. E inoltre, vabbè, infine abbiamo una lista che non so farvi, che la scoprirete poi anche voi man mano, di miglioramenti, diciamo, di upgrade a livello di drop e ricompense e cose che riguardano i patti in base ai vostri combattimenti online, per cui riceverete magari insieme a un'effigie umana anche una pietra liscia e setosa o una titanite scintillante. Come drop fissi vengono aumentati i drop fissi e il compenso di fedeltà a un determinato patto, che passerà da più 1 a più 2 a seconda del patto o del combattimento che avrete affrontato. Mi sembra di avervi detto a grandi linee più o meno tutto, quindi questo episodio extra che non era preventivato perché ho saputo di questa cosa dopo aver girato il video di presentazione della serie di vlog che andremo a fare. Io vi posso dire che spero che la cosa possa interessarvi e vi aspetto tutti quanti alla visione della serie che dipanerà le nebbie su Dark Souls 2. E intanto aspettiamo questa patch che, vi ricordo, arriverà il 4 di febbraio.
Perlomeno questo è quello che hanno detto. Poi abbiamo visto che anche quei DLC non sono sempre stati proprio puntuali. Mannaggia loro. Va bene. Grazie come sempre per aver seguito il video. Condividetelo se volete, parlatene con gli amici. Non denunciatemi per atti scemi in luogo pubblico. E io vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Silver.